Mi è scappato fortissimo di fare la cacca prima di iniziare la live. Come va? Oggi l'avevo già fatto due volte. La terza, vabbè. Ero prima di merda. Ho un sacco di stronzate da dire. Ce n'ho ancora. Chiaro sintomo del COVID. Quando c'era il COVID inizia a cagare tantissimo, non lo sapevo. È una cosa che mi mancava. Lollo paga, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta, benvenuto. Oh. E anche prima l'ho ringraziato scrivendo in chat, ma era una cosa un po' diversa. Dov'era? Nicolino Birichino, grazie all'abbonamento con Prime per 8 mesi. Allora, gravi auguri per la live di domani. Speriamo di farcela domani. Potevo oggi prendermelo come giorno di pausa? No. No. Yugal, grazie abbonamento con Prime per 10 mesi. E Blue Soul, grazie abbonamento con Prime per 10 mesi. Bentornati, bentornati. Bentornati a tutti. Sono pure bustine da fare. Mi sa che ci mettiamo subito a farle. Perché già ho iniziato la live un attimo in ritardo. Perché stavo cucinando. Dovendo fare da mangiare per due. Dovendo stare dietro a tutto. Ci metto un po' più di tempo del dovuto. In più, Streamlabs è un programma di merda. Quindi mi devo assicurare che tutto funzioni per iniziare la live. Non posso far partire la live e poi mettere a posto la roba. Perché purtroppo non funziona così il programma, fa cagare. E poi c'era stato anche l'inconveniente che di oggi siamo molto in ritardo, ma va benissimo. A cosa serve un giorno di pausa se da dopodomani fai 2 settimane di pausa? È quello che ho pensato anche io, però potevo farlo comunque. Domani faccio comunque l'equivalente di 6 live. Abbiamo le bustine di me la composta qua. Aprirla qui anche, volendo. Per vedere le attività sul canale. Non compaiono però tutte perché dopo un po' scompaiono. Ok, va bene. Non è un'opzione. Lo guardo al computer. Vuoi esplorarci qualcosa del programma di domani? Tanta varietà, qualche sorpresa? Come sempre non mi piace dire cosa si venga a fare, perché se poi decido di non farlo non voglio alzare aspettative per niente. Ma alcune cose di sicuro voglio andare a farle. Tipo dell'Isaac mi sembra automatico e per forza andremo a fare. Penso che la mattina, visto che è mattina presto, io sarò a malapena sveglio, faremo delle cose non troppo esagerate, proprio perché sono a malapena sveglio. Abbiamo le bustine di Alberto e Wolfery. Lego, Lego si prende una live assai dedicata. Se no poi la live di 18 ore è una live per un terzo di Lego. Un terzo, due terzi. Due terzi, tre quarti. Io non so se è una buona idea. Domani partita special, non lo so, adesso vedrò. Perché non ho un programma specifico per tutto. Ho però impostato le cose anche oggi. Perché se tutto va bene domani, visto che comunque c'è mio fratello che è in casa, che devo fare io da mangiare tutto. Non è che può portarmi lui la roba da mangiare, devo andare io a farla. Ho impostato per riuscire a utilizzare la telecamera del telefono come streaming diretto al computer, in modo che potete vedermi cucinare direttamente in live. L'audio farà cagare, perché l'audio del mio telefono è incredibile. L'audio di nessun telefono è incredibile. Però ci sarà quello lì, dice di sicuro come cosa domani. Questo è sicuro. Ho già passato la giornata a organizzare quello più che altro. Se più ne hai per Splatoon 3 o per Splatoon 2? Per Splatoon 2. Splatoon 3 lo gioco, ma non è che c'è molto interesse. Voglio provarlo perché è un titolo nuovo, però basta. Sono curioso di vedere com'è uno Splatoon giocandolo io diretto. Oh my god, in cucina con Gary di nuovo? Yes. Questa è l'espansione dove c'era il colore sbagliato? Sì. Quindi questa è una carta holo? lotta. Fuoco, va bene. E questo è il pacchetto. Phil, by the way, grazie per il momento con Prime per 26 mesi. Bentornato. 26 mesi e niente, non so che scrivere. Ah! Thank you. Simpatico il video con Zelda GeoGuessr. Secondo me era carino. Non è un video che mi aspetto che andrà super super bene. Ma secondo me è un video carino da fare. Carta preferita? Di quelle che ho non saprei. Di quelle che ho forse Terrania e Terra Alternative.
Ok, qua non si vede in automatico il fatto che sia una... una... una carta bella o brutta. Acqua. Cos'è? Futuri campioni, giusto? Sì. Quindi, o c'è Charizard o non c'è nulla. Per le persone che hanno richiesto le bustine oggi, buona fortuna. Perché per la prima volta in assoluto nell'album community abbiamo due carte gold consecutive. Quindi due carte a 5 punti consecutive. Non è mai successo. Quindi buona fortuna anche voi. Spera di trovare una carta buona. Fu Francesco Arias, abbonamento a comprare per 14 mesi. Buonasera. Fine. Essere coincisi e basta, non c'è bisogno di dire troppo. Rip, ma non è detto. In realtà non cambia assolutamente un cazzo il fatto che altra gente l'abbia trovato. Semplicemente che è già successo tecnicamente. Forse avete perso la vostra occasione. Quello potrebbe essere il problema. Fate sempre per Psimena, è incredibile. Clean clean. Domani reaction al finale mondiale di Pokémon? No, non credo. Non mi interessa personalmente come cosa. Non ci capisco troppo. Se vi interessa come argomento, penso che ci sarà Sedonia a trattarlo con caster esperti e persone che sanno di tutto. Psico. Oh. Wait, ma che Lego? Più di un anno fa ho comprato un Lego che volevo costruire in live, ma non ho mai avuto il tempo perché ci metterò tipo 12 ore a costruirlo. Quello lì. Una B. Una B per Alberto. B per Alberto. Vedo dei raggi di luce qua al lato. È lotta. Lotta regno glaciale. Zapdos. Makes sense. Mi torna. Zapdos. Reaction ai mondiali di Pokémon Go. Ma guarda, sono a posto. Per funzionare la cosa dei cultisti della community, devi guardare live dal computer, se no non funziona. E se guardi live dal computer, ti sarà evidente in automatico. Alberto. Alberto gli scrivevo il numero di solito. Alberto ha avuto fortuna nel primo album? Sembrava di sì. Sembrava di sì. Rico Mastery. Grazie Red con 223 utenti. Benvenuti! Salve gente! Oggi stiamo prendendo le carte Pokémon per la community, non vi preoccupate. Oggi giochiamo a Cult of the Lamb. Difendete! Difendete! Rapina, grazie abbonamento, compra per 6 mesi a prima d'argento. Buonasera a tutti. Salve, salve, salve. Ah. Spacca i pacchetti. Distruggi. Distruggi tutto. Quindi reaction mondiale TCG, non faccio reaction ai mondiali! Lasciatemi in pace, faccio quello che voglio! Faccio le mie cose! Oh, uno skatepark! Incredibile! Pazzesco! Coconoi, grazie per aver regalato l'abbonamento Omar! Stai regalando parecchi di abbonamenti di recente, Coconoi. Thank you! Wow, è bellissima! Non so neanche. Non c'è nessuna regione in cui presento uno skatepark, come mi ricordo male io. Se stasera Fro va in live, non credo proprio visto che è in vacanza. Nonostante il fatto che non abbia fatto live tipo un anno consecutivo e poi dopo una settimana va in vacanza, quello è un altro discorso, però credo adesso sia in vacanza. Alberto, grazie abbonamento con Pramp 20 mesi. Fun fact, Lontre tema Pokémon. Come detto in passato ci sono 13 specie di Lontre. La specie che viene utilizzata per Samurott è la Lontra gigante. Fuck, si è sposta tutto. Cioè l'unica specie brutta. Per questo Samurott è un Pokémon brutto. Mi torna. Mi piace come lore questa qua. Ha assolutamente senso, mi piace. Cioè su XY uno skatepark. Mi ricordo c'erano i patti, ma non mi ricordo lo skatepark. Buio. Erba. Erba. Possiamo trovare qualcosa? Già sono in ritardo con la live oggi. No, non possiamo trovare niente.
nel percorso 5 appena fuori Luminopoli. Non me lo ricordo. E dovrei giocare XY. Mi ricordo davvero zero di quei giochi. Non ti riposi per domani? Niente riposo. Mi riposerò dopo la live, perché avrò vacanza finalmente. Spero di andare in vacanza. Spero. Acqua, l'ho visto. Nelle bustine giapponesi è impossibile non vederlo. Riflettono luci in un modo assurdo le carte. Mew. Dopodomani che facciamo live di 18 ore. Abbiamo la... prendo una pausa di circa 2 settimane. Che poi non è proprio pausa, pausa, pausa. Voglio comunque portare dietro il computer, perché casomai una sera non c'è niente da fare e voglio fare live. Però è pausa per la maggior parte, visto che starò al mare. Spero. Fuoco. Eletto. Eletto. Wolfery, possiamo trovare qualcosa? No, non possiamo. Ma goditi la sta vacanza, dai. Me la godo. C'ho voglia di fare la live, posso fare la live. No? Potrò divertirmi facendo una live se c'ho voglia. Per godermi la vacanza, no? Allora sono le vacanze dei miei genitori, mica. Mica altro. Non penso di uscire ogni sera con i miei genitori a fare baldoria. Credo. Alcune volte li porteranno sicuro fuori a cena. Quelle live, quelle giornate lì non farò live. Sta meglio con i capelli corti. Thank you. E devo di nuovo accorciare perché stanno diventando già un po' lunghetti. Iniziano a incasinarsi. Già così. Ani, grazie abbonamento con Prime per la prima volta. 35 esattamente come il numero di carte buio in questo set qua. Niente. Fuck. Che set è? Fiamma scura, ok. Breath of the Wild 2, Splatoon 3. Breath of the Wild 2. Gente, non ho mai giocato nessun gioco di Splatoon, secondo voi? Normale. È Rainbow? È Rainbow? Snorlax Rainbow? Salamence VMAX Rainbow? Gente, che cazzo sta succedendo all'album community? Cosa cazzo sta succedendo? Secondo me, vorrei decidere perché quando succede una cosa contro le probabilità, tipo vincere la lotteria, la cosa devi andare a fare subito ripuntare la lotteria. Me lo rispieghi, perché mi sa che lo stiamo vedendo adesso. Perché? Come funziona? Come cazzo funziona? È anche molto bella come carta. Onestamente una delle Rainbow più belle che abbiamo mai visto. Forse è la più bella, addirittura. Perché è molto semplice, si vede benissimo la silhouette del Pokémon. Il Rainbow quasi accentua anche il design del Pokémon stesso. E statistica, 2 eventi rari più probabili che accadano vicini tra loro. Questo è il terzo, però. Makes no sense and yet. Okay. Dove l'ho messo? Pennarello. Lo perdo sempre perché finisce sotto le bustine quando nappo troppo. Wolfery c'ha culo. Wolfery c'ha culo. 6 punti anche oggi. Stiamo facendo 6 punti ad ogni live ormai. Stiamo cercando di compensare per l'inizio dell'album community, dove non trovavamo letteralmente un cazzo. Non abbiamo trovato niente fino a metà album. Adesso da metà album stiamo trovando cose. Non ogni pacchetto, ma... uno sì, uno no. Uno sì, uno no, quello sì. Taglio di capelli in live domani? No, no, ho già fatto una volta. Non credo di doverlo fare una seconda volta. 203. Ok. Ok. Siamo già in live da 24 minuti, sono già le... 8:30, siamo tardissimo. Tutto tardissimo oggi. Oggi non vorrei comunque fare
14 ore di live con Cult of the Lamb come faccio di solito. Forse cerco di fermarmi a 2 ore e mezza stavolta, giusto per... Ho delle ragioni. L'estensione da mobile dovrebbe funzionare comunque. Ma non era funzionata nessuno l'altro giorno. Quindi non saprei. Ok. Non sentite l'audio, datemi un secondo. Bisogna ogni volta resettarlo da zero, non so perché. Finirà sicuramente così. C'è una cosa che di sicuro vi andrà a piacere nella live di domani, che quello sono abbastanza sicuro di volerla fare. Ok, voglio anche fare un test. Questa volta non mostro il gioco come faccio di solito, ma faccio l'acquisizione dello schermo, che è molto meno elegante come cosa fare, ma voglio vedere se per qualche strano motivo, perché tanto di solito funziona così la roba, è a caso, fissa il problema del lag. Vedremo. Benvenuti gente al mio desktop. Non c'è un cazzo sul mio desktop. C'è solo il cestino. Ok. Così vediamo se... se poi lagga il tutto. Ci ho fatto! Allora. Subito partiti con il totem. Ok, ottimo. Hai provato la mia idea? Non si può. Si può. Volume altissimo? Mi sa di sì. Solita almeno 14 essere a 0. Ok, ora ci dovremmo essere. Yes, ora ci siamo. Allora. Avevamo la scorsa volta sbloccato un sacco di vecchi. Non c'è la barra di Twitch. In che senso non c'è la barra di Twitch? Qua? Dovrebbe esserci perché sono collegato. Posso chiudere e ricaricare? Vedo se è il problema della partita. La scorsa volta abbiamo battuto il secondo. Madonna, che casino fanno ste menu. È allucinante. Ho battuto il secondo boss principale del gioco. Secondo, immagino, di 5. Abbiamo fatto diversi upgrade per il culto. Se l'ha fatta adesso. Abbiamo sbloccato un sacco di rituali. Abbiamo creato la scatola della cacca. Abbiamo cos'altro abbiamo fatto? Facciamo più legna, ne serve sempre. Mi sono sposato con un vecchio e poi l'ho ucciso. Abbiamo pescato finalmente i pesci che ci mancavano. Abbiamo fatto un po' di cose. Abbiamo costruito i cessi. Abbiamo fatto un po' di cose. La cosa che vorrei adesso è altri membri del culto, credo. Perché visto che ho tanti vecchi, ora... Ops. Ora ho tante sanguisughe. Mi è scivolato il dito. Hai fatto del cibo bruciato. Non puoi essere mangiato dai follower. Pulisci lo schifo. Ok, scusa gioco. Ok. Posso pulirlo? Ecco. Ho sbagliato a cliccare, però sono tutti andati a dormire. Non cagare qua, ci sono i cessi. Testa di cazzo, Omar. Perché caghi per te, ci sono i cessi. Sono anche vuoti. Perché? Perché stanno perdendo pure soldi? Perché li lanciano? Cosa succede? Cosa sta succedendo? Sono molto confuso. Vediamo se... Se Neonix ha richiesto il coso del culto. C'è la barra, ma adesso non si sta caricando.
Vedremo quando abbiamo un nuovo follower se funziona bene del tutto o meno. Proviamo la nuova struttura. Qual è la nuova struttura? Ah sì, quella per il dungeon, certo. Quella voglio provare. Mi sembra che oggi il gioco vada un pochino proprio più a scatti. Cioè proprio a me, non è la live, a me mi va un pochino più a scatti. So perché. So perché Cult of the Lamb è il gioco che mi fa laggare il computer. Di tutti i giochi è questo proprio. Chi è che ha rotto il letto? Chi è che si è cagato così forte e ha rotto il letto? Cosa avete fatto? Che cazzo fate? Ok. Allora, dove avevo costruito il cerchio qua dietro? Evoca un demone. Possiamo scegliere uno di loro per avere un demone che ci aiuta. E in base alle... No, in base a... Il personaggio cambia. Mi sa che aiutano tipo per avere due cuori blu in più. Avere più fervor, che non so come tradurre in italiano. Questo è per avere un maggior numero di drop. Carino. Questo è per il danno. La barra d'odio non si è sempre c'è stato un contributo. Non so perché. Aspettiamo ancora un attimo. Potrebbe anche essere gente che si rompe piano piano. Non l'abbiamo mai visto letteralmente un secondo cosa succedeva. Facciamo quello del danno che mi ispira. Utilizziamo YOLO. Tramutiamo YOLO in un demone. Lo perdo per sempre o no? Non l'ho capito sta cosa qua. Usi vecchi per sicurezza. Hai ragionissimo. Non posso. I vecchi non sono disponibili. Non posso usare i vecchi. Posso provare con YOLO. Se poi è tramutato per sempre, sfiga, ma non dovrebbe. Non c'era scritto che era tramutato per sempre. Anzi no, aspetta un secondo prima di fare l'errore. Visto che abbiamo ancora i seguaci, dobbiamo sbloccare prima la porta. Se poi ne perdo uno, spero di poter comunque entrare. Ho abbastanza seguaci? Ne ho più di 9, sì, sì. Salve in caso se puoi caricare un salvataggio. No, non mi piace. Voglio convivere con le mie scelte, onestamente. Dovremmo avere abbastanza seguaci in generale. Però a lui mi dà più attacco. C'ho 43 anni anche. Tra poco diventerà vecchio. Badumpius è stato convertito a un demone. Mi sa che non posso riportare la normalità, vero? Mi sembra di no. Vabbè. Badumpius ha svolto il suo ruolo. Per adesso è vero comunque, non sta caricando, è strano. Eppure compare la barra e mi dice che sono collegato. Strano. Datemi un secondo. Provo a scollegarmi e ricollegarmi. Quindi cosa posso fare? Ok, sono collegato in modo per bene. A posto. Yeah. Ehi, siamo collegati. Funzionerà ora? Scopriremo dopo. Andiamo a fare una missione. No, devo fare il sermone prima.
E for gore. Laggone incredibile, porca vacca. Il mio computer non ce la fa con il gioco. Ti consiglio di togliere le monete se li vuoi sacrificare, se non li perdi per sempre. Who cares? Ok. Un po' più di fede. Molta gente che è anche salita di livello, ma adesso non ci interessa. Lo lasciamo a caso mai per dopo. Dovrebbe seguirmi, spero. Male Careb, grazie al buon momento con Prime per la prima volta, benvenuto. Salve. Anchor Deep. Sarà tutto a tema tipo in fondo al mare con alghe, anco e roba del genere a questo punto qua. Puoi sacrificare qualcuno? Sì, però non c'è motivo di farlo come ora. Dopo vedremo se il contributo di Kijitus Figitus abbia funzionato. Due cuori in più. Un cuore nero, più veloce. Un projectile ogni 10 secondi. Ok, va bene. Martello! 7 di danno e... Va benissimo. Questo mi interessa. Elfo, grazie al buon momento con la prima volta. Mi interessa questo qua. E c'ho anche lui come aiutante. Mi sta seguendo, quindi. Oh! Posso rendere Zalo dove ne ho bisogno al suo momento. Il che è molto buono, comunque. Mi sembra un'ottima cosa. Leggi. Sta entrando le terre del Vescovo Kalamar. Coloro che non seguono le guide della vecchia fede verranno distrutti. C'è scritto all'inizio di ogni dungeon. Ci sta. L'ho shottato. Nice. Siamo molto però lenti, eh. E di sicuro non posso pariare le frecce, perché siamo troppo lenti per pariarle. Ok, forse è un po' troppo lento. Forse è un po' tanto lento come mossa. Però shottiamo quasi tutti. Anchor Deep, ok. Non c'è bisogno di mostrarlo comunque dove è l'alimentario. Qua troveremo cristalli, buono sapersi. E mi sa che sono questi, vero? Cristalli che ci servono per il faro. Il che è ottimo, ecco dove si trovano. C'era un motivo del perché non avevamo ancora mai trovati. Si trovano qua. Mi torna. Va benissimo. Ok. È però soddisfacente finire una stanza così, eh. In mezzo secondo. Ricky amico, grazie al abbonamento con la prima volta, benvenuto. Oggi un sacco di gente nuova, benvenuti. Salve a tutti. Sgrugni che è morto di vecchia età. Lo riporteremo in vita per sacrificarlo. Lasciano delle bombe dietro. Basta. Nessun vecchio rimarrà in vita senza un sacrificio. O li sacrifichiamo noi o devono rimanere in vita. Tanto non ho ancora utilizzato la mia arma. La mia cosa. Ah, è questa, vabbè. Vabbè. Cristalli. Dopo vedremo se i contributi a il totem funzionano o meno. Ok. Quel re è colpa a caso proprio come il boss di Elden Ring? In realtà sì. Bello però stava come decorazioni. Sì, posso dire haha, mi sto attaccando in avanti. Invece poi colpisci letteralmente a 180 gradi. Proprio come in Elden Ring. Proprio come Godfrey. Di questo. Era venuto qua per caso mai collezionare altri cristalli, ma non ci sono. Quindi ci accontentiamo. Ora come ora penso che la mia preferita sia l'ascia. Perché forse il martello è un po' troppo lento. Vedremo. Forse mi convincerà visto che rischio di shottare tutti i nemici. Però
Posso comprarmi un seguace? Mi servirebbe un seguace ora come ora. Sì. Mi devo comprare un seguace. Ne ho bisogno. Zero? È uno scam? È uno scam? Mi sta scammando? Dio, cos'è? Sembra una... una di quelle volpe con... le orecchie giganti. Un Fennekin, una Fennec Fox, ecco. Ho dovuto pensare prima a Pokémon per ricordarmi il nome dell'animale vero e proprio. Get fucked. Porca, ma qua esplodono tutti. Il fatto che esplodono tutti non è il massimo per il martello che ti lascia bloccato per un secondo. È buono però visto che lanci lontani nemici ed esplodono lontani da te. Quello è buono. Oh no! Lasciami in pace! Stammi lontano! Ha mandato un sacco di recipienti esattamente come te. Uno dopo l'altro tutti sono morti. Sei arrivato più lontano di quello che molti riescono a fare. Mi goderò la sensazione di vedere il tuo culto marcire dall'interno. Manderò una maledizione e una malattia sopra di loro. Io non mi sento molto bene. Mr. Stark, I don't feel so good. Ok. Per fortuna comunque ho costruito il... la farmacia. Peccato devo operare la farmacia, però almeno c'è. Quindi quando torno a casa la posso utilizzare. Quanto lagga oggi, Joe? Ma perché? Direi questo. Ma non puoi farmi questo grab. Cosa non posso farti? No, ha preso te tra l'altro. E contanto se l'albero dei talenti lagga? No, perché non ho ancora sbloccato qualcosa. Lo scopriremo dopo. Beh, danni, 10 dovrebbe essere il boss, credo. Che cazzo. Ah, non l'ha fatto danno? Era esposto in tutte le direzioni, non lo sapevo. Nessun altro cristallo qua in giro? Non sembra. La ottieni anche da... da cose a caso. What? Ho rotto delle alghe e c'era dentro dei cristalli. A saperlo prima cercavo di romperle tutte. Non stai per colpire, posa la schivata, sì. È vero. Il che è buono. Se vedi che sta per colpire il nemico, puoi comunque reagire. Vabbè, non c'è voglia di farlo per tutto. Andiamo dal boss e chi se ne frega. Saleos. Ah, sì, Saleos. Proprio quello che mi sono dimenticato di mettere oggi nel riso. Il Saleos. Ah, vaffanculo. Si è mosso all'ultimo istante. Porca vacca.
Mi sta andando il gioco a scattissimo, non ce la faccio. Perché? Non ho cambiato niente. Non ho fatto nulla. What the fuck? Cosa ho fatto di sbagliato? So, settings. Cambiato come lo streami, no? Sì, ma non dovrebbe cambiare un cazzo il livello di gioco. Ah, ok. Sure. Vediamo se aiuta in qualche modo. Cavolfiore, un grande regalo o una nuova forma per i follower? Un grande regalo non abbiamo mai avuto. Un piccolo regalo faceva abbastanza schifo. Un grande regalo potrebbe essere utile. Poldo, grazie all'abbonamento per il secondo mese. Hai la prima di legno, benvenuto. Salve. Come va? Tutto bene? Prendiamo il grande regalo, sono curioso. Mi ha dato qualcosa? Se mi chiedete se c'è un grande regalo che posso regalare a qualcuno. Sì, sono sicuro. E anche a te, camioncino, grazie al momento con Prime per 2 anni la piuma di ghiaccio. Hello, it's me. Nuova piuma e via, buona serata. Buona serata, salve. Ok. Poldo, che band mi consigli? Secondo te cosa ti consiglierà? Vediamo. Prima cosa da fare. No, comunque non sta caricando. Anche se l'ho ricaricato, non sta caricando. Io ho ricollegato il gioco, quindi boh. Strano, molto strano. Te vai a curarti. Non si carica, perché? Vai a dormire. Vai a dormire. Smettete di vomitare attorno al cadavere. È solo vecchio, lasciatelo in pace. C'è una tomba aperta, no? Devo costruire un'altra tomba. Dov'è? Te. La fossa, non è la tomba, è la fossa questa qua. Tanto non si è neanche fissato in nessun modo il lag. C'è qualche grosso problema oggi con il gioco. Non va il collegamento. Nonostante sia collegato, mi sta laggando, non so perché. Non ho idea. Non è che bisogna collegare Twitch al gioco. L'ho già fatto. Sono molto confuso. Sono molto confuso. Vediamo. Leader, ho dato a piantina i fiori ma non è bastato. Devo sorprenderla. Puoi fare un delizioso banchetto da preparare e da condividere? Ne vuoi 3? Porca vacca, che spreco di cibo. Va bene. Perché no? Diamogli un sacco di roba gratis. Tra l'altro, è tornato normale lui.
Ok, è stato per una singola run, per fortuna. Infatti mi sembrava di ricordare fosse stato per una singola run. Ok, vediamo se il gioco lagga. Sì, non cambia nulla. Ok, buono a sapersi. Buono a sapersi. Faccio il cooldown dei rituali, così possiamo caricare ed avere rituali più spesso. Pensavo potesse essere un fix, ma chiaramente non lo è. Refreshate la pagina nel caso. Comunque non mi parlava di Twitch, si è mossa. No, non si è mossa. Allora faccio così, già che ci sono. Salvo. E riavvio il gioco. Così eravamo prima. Rimetto le cose tutte normali. Chiudo il gioco. Provo a fare parte di tutto. Vedo che succede, perché non sto capendo onestamente. Ok che non è mai girato bene come gioco, ma perché oggi gira così male? Devi farlo off-stream, mi sa. L'ho già fatto off-stream e non funzionava. Cosa strana. Ah. Colpa del gatto sicuro? No, il gatto non c'entra niente. Purtroppo non c'entra. Il nerd, grazie all'abbonamento per 2 mesi, è prima di legno. Thank you, non l'avevo visto. Provo a soffiare nella memory card. Sarà colpa di Streamlabs. Il fatto che vada a scattare quando apro l'albero di abilità è colpa di Streamlabs. Il fatto che adesso vada a scattare il gioco, non so cosa sia dovuto. Credo non sia ottimizzato proprio super bene il gioco, in quanto ho fatto girare 20 roba molto più pesante rispetto a questa, però. Ah, tra l'altro adesso non viene neanche l'audio, perché ogni volta resterò da zero. Giusto, giusto, giusto. Ma sempre facilissima la roba, eh. Sempre tutto comodo. Ci fosse una cazzo di cosa che funziona. Capisco del perché la gente abbia un PC dedicato tutto allo streaming e un PC dedicato al giocare e basta. Non ho i soldi per farlo. Di base mi dice che sono già collegato. Tecnica dovrebbe essere collegato. Vedremo. Io non credo di esserlo, però. Vediamo se potete almeno personalizzare il membro del culto. Vediamo. Pare sì. Sì. È collegato. Forse è stato buggato il anche quel reward lì. So che stanno comunque cambiando delle cose. Stanno cercando di fixare il tutto. Questo funziona. Oh. Quindi collegato è collegato. Se non funziona un'altra cosa è strano. Aspettiamo di essere in 50. Così diamo una chance a tutti. Esitiamo il reward per il culto? No. Per adesso no. Yami, vai. Personalizza Yami. L'ho detto che sta cercando di sistemarlo. So che stanno cercando di sistemare il i bonus e i malus durante le run. Ma il culto funzionava fino a 2 giorni fa. Forse adesso l'hanno rotto. Tutti che diventano blu. Tutti che seguono comunque la lore del culto. Va benissimo. Sono molto fiero di voi. Allora, Yami è scettico, ma è di forte costituzione. Pretty good. Ah. Vai a pregare, perché ci sono morti molti vecchi e quindi serve qualcuno che prega.
Hai fatto perdere 10 di fede in automatico perché sei scettico. Sei quello. Zelante, di forte costituzione e fregabile. Chi è che vuole essere un seguace top tier? Va alla barra di Twitch. Devo riavviare il gioco allora. Per qualche motivo si è buggato. C'è la bottiglia che sta sudando un casino. Ho le mani bagnatissime. Wow. Sono me. Personalizza. Manterrà la lore di tutti i personaggi blu. Ho miscliccato. Non si poteva poterlo annullare così. Mi è scivolato il dito perché sto cercando di prendere il controller e mi è caduto proprio sul cerchio. Fuck. Mi dispiace. Mi dispiace. Non sapevo che bastasse sfiorare il tasto cerchio per annullare il tutto. Non mi chiedi anche la conferma. Porca vacca. Abbiamo tipo 40 cervi ormai. Abbiamo tipo 40 cervi ormai. Vai, anche te a pregare. Esso si sta caricando. Dovevamo succedere a avviare il gioco. A quanto pare c'è stato un problema e ora funziona. Comunque, prima dall'albero dell'abilità abbiamo sbloccato la cosa che d'ora in avanti i rituali chiedono il 50% di tempo in meno per ricaricarsi. Il che significa che possiamo sacrificare i più vecchi e riportare in vita i più vecchi per sacrificarli. Il che è un'ottima cosa. La gatina! La gatina, la gatona! Laghissima! Problemo! Siamo quasi al massimo comunque delle armi, incredibile. Mi sa che ho speso molto più tempo del dovuto qua nel villaggio. Sa di sì. Nuova dottrina. Questa è l'unica cosa che è rimasta indietro, facciamola. Credenza nel peccato originale. Tutti sono nati peccatori. Riduce la quantità di fede persa quando un follower viene messo in prigione o ok. Oppure credenza nell'assoluzione. Freedom of Avalanche. Ogni giorno inizia senza qualcuno in prigione, inizia con 10 di fede in più. Questa qua. Non abbiamo ancora mai avuto una singola persona in prigione. Stiamo trattando tutti super super bene. L'obiettivo è di non avere mai nessuno in prigione. Seconda cosa, non abbiamo prigioni. La scelta secondo me è abbastanza semplice. La prima è di un improbabile incredibile e non serve a troppo secondo me. Rituale. Non possiamo sacrificare nessun vecchio ora come ora, purtroppo. Possiamo portare in vita un vecchio, però. Che potremmo farlo. Potremmo farlo. Basterebbe ancora la fede, però. Sposa Piantina. Sposiamo Piantina e portiamo in vita un vecchio. E vediamo quanto rimane in vita. Perché sono anche curioso di vedere quanto un vecchio. Perché la scorsa volta non abbiamo riportato in vita controllato. Non è tornato in vita vecchio. Aveva ancora 50 anni, ma era giovane. Il che è strana come cosa dire. Ma è tornato in vita giovane. Il vecchio. Quindi mi domando se poi passerebbe comunque un giorno e immediatamente diventerebbe vecchio. Oppure se cambierebbe qualcosa. Non ho idea. Vorrei provare. Credo mi serve un letto ora, tra l'altro.
E portiamo in vita Snufrut, che è di livello 5. No, Grungdan non posso perché è mio ex. È mio ex. Sgrugni, che non abbiamo avuto chance di sacrificarlo, che è morto poco fa. Snufrut, tra l'altro, è giovane ora qua. Perché l'ho sacrificato? Facciamo lo Snufrut. La Liu Kang a livello 5 ha i pochi squali. Quello è vero. Però, vabbè, per vedere cosa succede se l'ho portato in vita da vecchio. L'ultima volta che l'ho portato in vita, un vecchio era ritornato in vita giovane. Vediamo cosa succede. È giovane. Posso o sposarmi o fare un rituale. Oddio, potrei fare entrambe addirittura, perché c'ho molta poca fede ora come ora. Piantina è incazzatissima, non sa che mi sposo con lei. Da tanti anni ha. Ce n'ha comunque tanti. Semplicemente non è vecchio come ora, può continuare a lavorare. Bisogna rialzare la fede. Ce n'è bisogno. Ok. Mi sa che è notte ora, vero? Eh sì. E quindi mi sa che manca anche un letto. Oh mio Dio, ho perso un sacco di fede perché gli ho dato fastidio tenendoli svegli. Ho perso un casino di fede. Abbiamo iniziato tipo a mezzogiorno. Non è colpa mia se dobbiamo fare un sacco di rituali, di cerimonie e roba simile. Non mi potete arrabbiare come farmi perdere una roba come 40 di fede in un singolo giorno per questo. Calmi, cazzo. Questo e questo. Dov'è lo squalo? Squalo. Prima cosa che fai è tornare in miniera. Così ti voglio, Sgrugnik. Si vede che sei... Ottiene più lealtà se lo ispiro o se le do dei soldi. Vediamo. Secondo me con ispirazione. Dagli soldi non mi sembra che serva molto. Ci abbiamo ottenuto molto poco, onestamente. Posso fare un sermone di nuovo? Let's go! Sermone! Nuovo sermone, finalmente! Mancava un sacco di tempo! C'era bisogno di farlo! Siamo di nuovo massimo fede, ok. Abbiamo risolto. Posso mandare Sgrugnik pure in missione? Sì! Sì. Ma è prendere canne, che è la cosa che più mi torna comodo, onestamente. Se è in missione non può diventare vecchio, no? Funziona così la vita. Credo. Sei impegnato con la missione, non puoi invecchiare. Giusto? Porca vacca. Ora sì che mi serve un bel po' di cibo da dare a loro. Bravi che pregano. Ok. Benissimo, non c'è un capo senza cristalli per il faro. Credo che possiamo tornare a fare un'altra quest a questo punto qua. La smetti di cagare per terra, cazzo. C'ho le cazzo di bagni. Perché cagate per terra? Sono i bagni. Basta cagare per terra. Cazzo.
Cagate nei bagni. Porca vacca. Trasformiamo di nuovo come demone Podumpsius, che ci aumenta il danno, che è una cosa molto molto importante. È abbastanza fondamentale. E poi andiamo in missione. Non sanno come usare il vasino. Gliel'ho insegnato. Gli ho già detto tutto. Ah, tanto deve pure cucinare quella roba lì per Yolo, ma Yolo che tra l'altro vuole prendere attenzione di piantina. Se ci penso piantina potrei morire di vecchiaia. Forse è meglio se le preparo adesso. Posso preparare quello che dice lui o no? Vuole un fist di verdura, ma non ce l'ho ancora, non l'ho ancora mai sbloccato. Mi manca qualcosa della verdura per poterlo fare. Ho bacche, mi manca il cavolfiore probabilmente. Probabilmente serve cavolfiore, zucca e bacche per poterlo fare. So che manca ancora il cavolfiore. Perché non c'ho disponibile la fist. Non puoi comprarlo? Da lui? Non so, non ho mai comprato niente da lui. Non vedo se posso. Ma lui vende questi qua. Posso comprare sì il seme, però non farebbe comunque troppo in tempo. Sni. Ne ha missione che se ne frega. Non è che ora Yolo si ingelosisce. No, si ingelosisce soltanto se tipo, cioè un follower, un seguace di geologista, soltanto se io ho sposato un'altra persona e quella persona precedente è il primo sposo. Non so spiegarlo. 20% di chance di ottenere un cuore blu quando sconfigge un nemico. Mi sembra molto buono. Una Zealous X5. Ok, perché no? E questo mi dà invincibilità, non è fondamentale. Ho però anche tutta la mappa mappata. Ah, scusa, non ti volevo attaccare. Tu sei amico di Rato, l'ultimo recipiente che sto mandato contro di noi. Quel fottuto codardo. E ci sono state innumerevoli persone prima di lui. Tutti al suo livello patetico, patetici e non validi. Nulla. Lui sa fare una cosa e gli piace spammarla. Nulla ti umilierà tanto quanto una malattia. Mando una pandemia sul tuo culto. Minchia, su tutti? Questo è un casino. Su 5 persone contemporaneamente. Porco il cazzo. Su 5 persone contemporaneamente. Figa. All'inizio della run. Bastardo. Tanto è una infermiera, no? Non credo poter dare come... Piantina è morta. Ho fatto meno a sposarla quando avevo tempo. Abbiamo, credo, molta poca fede a casa ormai. A causa di tutto sto casino qua. Salve. Clunco e Mbop è un uccello con... un uccello blu, tra l'altro. Con sopra un vermetto. Salve, piccolo agnello. È bello vederti in un posto così pericoloso. Io sono Clunco e lui è Bop. Stiamo cercando il nostro amico Rato per una notte di divertimento e dadi. Sarà una bellissima festa. Rato e gli altri mi conoscono per quanto sono bravo a scommettere. L'ultima volta che ho scommesso, ho scommesso la mia mano. Haha.
La mia mano non era vincente. Non so come tradurlo. Vienici a trovare per giocare a Knuckle Bones. Ok, sì. È un simile di Wasabi che punta tutto. Esatto. Assolutamente sì. Concordo. Comunque per adesso c'ho la caratteristica che dovrei ottenere un cuore blu ogni sconfiggendo il 20% dei nemici. Solo che per adesso non è ancora mai successo, quindi beh. I tuoi seguaci vivranno una vita del doppio più lungo del normale. Niente vecchi? Vogliamo uno seguace ora come ora? Non troppo. C'è tanta gente, mi sa che mi serve cibo ora come ora. Un seguace adesso mi sa che c'ho già tanti. Bisogna di cibo per dargli comunque a loro. Niente vecchi, niente sposi, niente sacrificabili però. Sì sì, ma è tanto per una singola persona, non per tutti. Quindi avremo comunque vecchi. Tanto se tipo ci abbiamo un follower che vogliamo in modo particolare potenziare roba simile, possiamo farlo. What the fuck? Dove sei uscito fuori? Che ti credi di essere? Ti credi migliore di me? Dove devo andare? In alto. No. Salterava parecchio lui, eh. Ho perso un cuore rosso e ho guadagnato un cuore nero. Perché? Quanti punti vitali? Urca. Complimenti. Bello tosto lui. Dobbiamo tecnicamente comunque fare in fretta per curare i nostri follower. Il problema è che non so neanche se abbiamo abbastanza... Non so se abbiamo abbastanza... fiori per curarli tutti. Pog! Hounds of Fate! Abbiamo di nuovo gli Hounds! Perfetto. Perfetto. Abbiamo di nuovo gli Hounds. Pogus Focus. Ecco il cavolfiore. Pogus Bablemus. Tasso sbagliato. Possiamo tornare ai pellegrini anche del faro. Ui. Muori. No, però voglio... No, non posso. Voglio questo io ora come ora. È meglio di sicuro, anche se è di livello più basso è meglio. È meglio, ho ucciso tutti i nemici e non so neanche come. Faccio dei cristalli, tra l'altro. Per adesso non ne ho ancora trovato un utilizzo di nessun tipo. Come ha fatto a mandare indietro tutto? Non era molto chiaro. Detto che sono l'incantesimo più forte, in mia opinione. Non so, io mi sono trovato molto bene la singola volta in cui ho utilizzato. Che cazzo. Questo qua è quello in cui mi sono trovato meglio, onestamente. Per questo volevo tenerlo. Mi ha colpito mille volte lì.
Po' di ossa, giusto per averle. Iniziamo ad averne pochi di ossa. Abbiamo fatto molto rituali. Cortellino, ragazzi, abbonamento a comprare prima volta. Oh, salve. Subito così iniziamo. Ok, gli ho fatto metà vita soltanto con il fervore. È un buon inizio, secondo me. Orca vacca. Orca vacca, proprio lì dovevi sparare. Stanno un sacco a scatti oggi il gioco, non capisco perché. Ma sono una fatica incredibile perché stanno un sacco a scatti. Anche a voi vi sembra tanto a scatti oppure tanto a me? Che a me sta dando fastidio. Non è che Steam sta creando roba in background. Scaricare roba in background non significa non la performance del gioco. Non c'entra niente. Sarà un problema di internet. Internet non sta laggando, è il gioco che sta laggando. Laggare non è il termine corretto, però. Nuova forma per voi, dai. Così ti potete cambiarla. Una lontra! Parlavamo di lontre oggi. Ok. Ok. Andiamo a curare tutti. Aggiornamento di Windows, forse il PC non vuole essere avviato, non lo spegni da un po'. No, ho fatto aggiornamento tipo 2 giorni fa. Non è nel senso di Twitch che fa laggare il gioco, perché ci avevamo anche la scorsa volta. Allora, un sacco di gente malata, porca vacca. Ho abbastanza fiori, non lo so. Ti voglio tanto dire che ti amo. Ok. Vai a dormire, stai male. Curiamo lui. Posso curare ancora 2 persone, credo. Chi curiamo tra loro due? Wolferio Vanitas. Chi è il seguace di livello più alto? Sono entrambi uguali. Chi è il più giovane? Vanitas. Vanitas ce la puoi fare. Un po' di cose adesso. Sgrugni che è tornato vivo, il che è ottimo. Ci ha portato pure un sacco di carne, il che è ottimo di nuovo. Abbiamo reward e cose belle. C'è del cibo per terra, qualcuno lo può mangiare? Ok, salve. Vai a dormire. Chi è che altro sta morendo di sonno? Oh! Ah già! Ah già, me l'avevo dimenticato. Ho dimenticato che mia moglie era morta. I forgot. Non dimenticare uno seguace. Dammi un attimo! Sto prima tenendo per bene i seguaci attivi. Questa tomba è così perché abbiamo riportato in vita Sgrugni, che immagino. Understandable. C'è qualcun altro che vuole andare a dormire, giusto? No, ci sono 2 persone che stanno dormendo ora. Yes, ok, per fortuna.
Per vanità sono abbastanza risorse, vero? Ricontrollo. Non ce le ho, infatti. Posso raccogliere dei fiori qua? No, perché non ho più semi per i fiori, purtroppo. E quindi non l'hanno piantati. Fuck. Shit. Ok. Nuovo seguace. Chi vuole diventare seguace? Chi vuole essere di forte costituzione e materialistico? Vai. Ha recuperato solo me. Yes. What? Ok. Ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Vabbè. Ok. Almeno abbiamo recuperato le robe di prima, per fortuna. Vai a... pulire, cazzo devo dire, non lo so. Reward del totem, vediamo anche cosa otteniamo qua. Carne, va benissimo carne, va più che bene. Non esiste ancora la vegetarian feast. Splendid Vegetable Feast. Non c'è ancora. Mi manca ancora qualche verdura. Pronta la pappa. Venite a mangiare. È arrivato anche il momento del lag. Datemi un secondo, devo capire cosa fare adesso. Questo è interessante. Ok. Ci sono due cose che mi servono tantissimo. Facciamo prima questo. Il momento lag è il momento preferito, sono contento. Ok, ho sbloccato come cosa il la possibilità di costruire delle... What the fuck, Matteo, perché? Si è ammalato anche lui. Ho fatto in modo che si possano costruire dei luoghi in cui dormire ancora più forti. In questo modo possiamo collezionare devozione delle persone anche quando stanno dormendo. Il che mi sembra davvero ottima come cosa. Non voglio disturbarli mentre stanno dormendo, roba simile. Chi è che si è ammalato? Te. Vai a dormire. Si è ammalato perché la gente continua a cagare per terra? Se sì, non è colpa mia, perché sono loro stronzi che continuano a cagare per terra. Non è mia colpa. La prossima cosa che sblocchiamo è la farm potenziata, in modo che loro possano anche raccogliere il prodotto, invece di fare io a manualmente ogni singola volta, che è lentissima come cosa. Abbiamo due malati, non è il massimo, eh. No, no, vai a dormire. Dove sto svegliato? Devo solo leggerti la mente, non volevo fare altro. E tutti vanno a dormire. Ok. Ma la stazione si può fare da telefono? A quanto pare no. Alcuni dicono di sì, ma la maggior parte della gente da telefono non ce la fa, quindi beh. Allora, portiamo anche i cristalli a loro.
al passaggio dei pellegrini. Che stazione? Per quando viene estratto come seguace? Oh, ci hai dato il bellibau. Eccoti la tua offerta di ritorno. Lode a te. Mi ha dato la forma di Axolotl. Questo è il reward e basta? A quanto pare sì. Nostra reward per 25 cristalli è la forma di Axolotl. Che bello. Che bello. Nice. Non posso parlargli. Poteva sprecarsi un po' di più. Sì, qualcosina in più. Qualcosina. Minimo. Ah, oh, adesso non c'è le mie carte. Compriamo anche un'altra fumata follower, tanto che già che ci siamo la sblocchiamo. Mucca! Un'altra. Un po' di gacha per le forme dei follower, dai. Così potete fare qualcosa di diverso. Chi vuole diventare Sonic? Chi vuole diventare Sonic? Chi vuole diventare Sonic? Sei qua tu Sgrunic? O chi era ammalato? Se fosse Sgrunic. Ci sono una persona ammalata adesso. Ok, uno si è curato per fortuna. Nice. Ottimo. Altra laggata in arrivo. Babem. Armi livello 4. Ci mancano 3 upgrade. Abbiamo tutte le robe relative al combattimento. Ximo, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. Voglio diventare Sonic e non posso cliccare, sennò chiudo il gioco. Sì, no, posso essere qualcosa. Non riesco a leggere. Nuova dottrina. Io direi di fare un bel work and worship. Fai un rituale che permette ai tuoi seguaci per lavorare 3 giorni consecutivi senza mai dormire. Oppure... fai un rituale che permette ai tuoi seguaci di avere un giorno di riposo. I tuoi seguaci non lavoreranno per un giorno e guadagneranno 80 di fede. Se ne abbiamo bisogno, è molto molto utile. Non c'è mai troppo bisogno di farli lavorare 3 giorni di seguito. Il poter comunque guadagnare quasi tutta la fede in una singola botta con semplicemente un giorno di pausa va benissimo, secondo me. Tanto... se tipo non mi producono un po' di cibo, di, non so, di legna per un giorno, o anche di devozione, vabbè, non importa, non è la fine del mondo, secondo me. Molto meglio la seconda. Bam. Richiede comunque ossa avere un giorno di riposo, non so perché. Questo non mi è mai chiaro come cosa, ma va bene. Possiamo sacrificare qualcuno? C'abbiamo dei vecchi ora come ora? No, non ce l'abbiamo dei vecchi ora come ora, sono tutti morti. Giusto? Mi sembra che non ci sia nessun vecchio adesso. Uno mi sa di sì, a me sembra di no. No, non c'è nessun vecchio, sono tutti veloci. Io volevo un bel sacrificio, ma tanto arriverà.
Se non lo facciamo adesso, lo facciamo poco più avanti. Cosa cazzo avete fatto? L'avete così tanto riempita di merda quella toilette che c'era merda che usciva da ovunque. Perché non ho utilizzato le altre toilette? Perché quell'uccello è bloccato in mezzo all'aria? Non importa. Possiamo fare adesso delle case migliori. Con cacca, blocchi d'oro e legna. Ok. Quanto ne possiamo fare? Ok, andiamo tutti a costruire. Ce n'è bisogno. Voglio fare mega upgrade. Casa di cacca. Sì, immagino che sia da interpretabile come fango in questo caso qua, però. Venite tutti a costruire. Abbiamo bisogno. Le dico manualmente anche a loro di venire a costruire. Work. Build. Work. Build. Work. Build. Dove credi di andare? Credi di non poter lavorare? Sei appena arrivato, devi lavorare. Work, build. Bravi. Oggi giornata di lavoro per tutti. Se no non facciamo in tempo prima della notte. Hai dato l'amuleto che aumenta la lungimità di un seguace? Non ancora. Boris, mi sa che lo do a Sgrugnik. Che l'abbiamo riportato in vita, era vecchio di partenza, già tipo 50 anni. Voglio vedere che cazzo succede. Vai, Skrunik. Dov'è Skrunik? L'ho perso. Ah, sei te. Ah, te ci piace già un regalo. Fuck. Allora chi lo facciamo? Qual è una schermata con cui posso vedere tutti i personaggi? Questa. Badumsum sarebbe ottimo, però anche lui c'è un oggetto purtroppo. Sgrugnik ce l'ha già. C'è qualcun altro di livello 4? No, purtroppo no. Allora diamo uno di quelli che sono già leggermente vecchi, tipo Yolo o Morushkik. Diamolo a Yolo. Ha svolto comunque il suo ruolo, Yolo. Ha fatto molte cose strane, però ha svolto il suo ruolo. Vabbè, Yolo. Eccoti. No. Sì, sei te. Yolo, regalo. Dai, regalo. Questo. Mi devo dare pure agli altri, in generale. Sono scemo io, comunque non lo faccio abbastanza spesso. No, 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 dove scappi? Voglio parlare con te. Sali di livello. Perché scappava? Mi ha dato un regalo e ha iniziato a correre direttamente in altre direzioni, lasciando pure incompiuto il suo lavoro. Che cazzo ho dato a fare? L'ho dato perché eri bravo. Fuck. Andiamo a persona random. Tipo Wolf Fairy. Dai, regalo, dai. Un grosso regalo. Wow. Cosa ti ha dato, regalo? Sì. Corona Findus, grazie al momento con Prime per 2 mesi di legno. Mamma mia. Che bel nome, che bel nome. Molto bello. Non c'è niente da ridire, chiaramente.
Tra l'altro, vorrei mettere a fare... Cosa mi serve per costruirne altre adesso? Oro, più che altro. Oro, sì. E allora... Oh, c'ho dell'oro. Fuck, c'ho dell'oro. Che ora del giorno è? Ah, ce la facciamo. Sì, sì, ce la facciamo. Toh. Andiamo a fare dell'altro oro. Otteniamo dell'altro oro. Ok. Vi aiuto a costruire. Dovreste comunque fare in tempo, aiuto comunque. Mega upgrade qua, adesso dovremmo... Dovrebbe essere figo il tutto. Bam. Quanto sono fedeli di me ora come ora? Sono fede massima. Sono super fedeli. Materiali ne abbiamo abbastanza. Ok. Dovremmo pure mandare alcune missioni perché torna davvero utile. Ci mandiamo di nuovo YOLO. Rushkick. Buon rushkick. Vai a prendere carne. Posso fare un altro dottrina? Non subito. Quanti seguaci hai? 14. È leggermente coperto qua dalla telecamera. Sarebbe scritto qua il numero. C'è scritto 14. Sono tanti, non sono pochi. Li stiamo trattando da re letteralmente ora come ora. Hanno tutto, hanno case super avanzate, hanno un sacco di cibo, hanno ogni cosa. Non gli ho fatto mancare niente ora come ora. Dovresti mettere a fare fiori. Dovrei, però adesso volevo semplicemente ottenere prima il un livello aggiuntivo del degli upgrade, così posso fare le farm automatiche. Poi lo faccio. A quel punto andrò a fare. Oggi solo carne fa parte della dieta. Solo carne per voi. Mangiate. Ok. Se vi cagate addosso dovete pulire voi questa volta. Io vado a giocare a Daddy. Una domanda. Quando è che si possono fare fuori i mega boss del gioco? Dopo che hai fatto 4 run in nuova route del gioco. Ogni 4 volte che fai... Ogni 4 volte che fai una run sblocchi di successo, sblocchi il boss. Let's go. Devozione. Dovresti fare farm separate per tutti i tipi di prodotti. Sì, poi ci penserò. Cosa ne pensi di un match? No problem. Clunco e Mbop, vediamo come se la cavano loro. Qua mi sa che inizierà a diventare difficile vincere. Dobbiamo avere fortuna e giocarla bene. Ma più che altro avere fortuna, perché è dadi. Tipo se lui pesca uno soltanto d'ora in avanti, è nostro vantaggio come cosa. Gli lascio quell'uno perché... Serve a poco l'uno. E ovviamente la cosa peggiore da tirare fuori. Sa che la perdiamo questa. Sa che la perdiamo. Sono buone chance che la perdiamo questa qua. Dammi 2-6. Puoi spaccare nei due con un singolo dado? Ho perso. Ho pescato
5-1. Porca vacca. Per fortuna abbiamo puntato nessuna moneta, perché il primo match è sempre gratis. Avuto una sfiga allucinante, però. Ndrept, grazie per l'abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. Che risalto, dai, cazzo. Di 10 dadi che ho tirato fuori, 5 erano 1. Potevo farci poco. 6. No, ho preso un singolo 6 in tutto il match di prima. Vabbè. Bastardo. Dammi un 3. Shii! Fanculo. Dovevo uscire prima o poi. Grazie. Leggermente truccata queste partite qua, leggermente. Uff, per fortuna mi ha distrutto i quad. Basta! Andiamo avanti all'infinito? Per fortuna no. Me lo dai a me un 6, grazie! Oh! Grazie! Non finiremo mai. Metti qua. Abbiamo leggermente vinto stavolta. Leggermente. Oh, ne avevo bisogno di uno, grazie. È proprio quello che mi serviva. Non male, prendi questo. Reward per la tua vittoria. Nuova carta. Ricevi 5 favori quando vieni colpito. Oh, non è incredibile, vabbè. Marco la pizza, grazie al momento con Pam per 4 mesi. Ciao Gra, fiero di essere in questo mondo e di condividerlo con te. È una frase molto strana. Oh, sure. È positiva, quindi va bene. Anche io. Ok. È notte, è tempo di svegliarsi per il sermone. No, niente sermone. Abbiamo scoperto che si svegliamo per il sermone durante la notte e si incazzano con noi, quindi meglio non farlo. Ma guardate come raccogliamo. Guardate come raccogliamo però la fede anche mentre dormono. Ah, che bello. Che bello. No. Fanculo. Ok. Io ho sbagliato. Mi è scliccato. Vabbè. Non importa. Guardate come raccogliamo la fede. Diventiamo super powerful. Otteniamo un sacco di roba. Ah dai, me l'hai spunkillato quella bacca lì. Svegli tutti, pronti per il sermone delle 6 di mattina? Venite qua! C'è da celebrare! Benvenuti tutti! Anche fanno uno che contribuisce al totem. Va benissimo. Nuova dottrina. Facciamo morte e distruzione.
anche detta Afterlife. Sblocchi l'edificio del Burial. È, non voglio leggere la chat. È il luogo dove metti il cadavere di una persona. Sepoltura. Sepoltura naturale. I corpi delle persone morte vengono trasformati in fertilizzante. E sblocchi l'edificio lapide. Guadagni 2 di fede quando un tuo seguace visita la lapide. Ok. Ci serve cacca o ci serve fede? Direi cacca come ora. Non mi serve troppo 2 di fede per una cosa che succederà una volta ogni tanto. O altri metodi per ottenere fede. Cacca per un altro metodo ci può stare. Però questo immagino che funziona una singola volta. Non credo che produrrà all'infinito, vero? Non avrebbe senso. Mentre questo può produrre all'infinito. E non so bene come funziona. Il fatto è che non avendoli già fatto in passato, non sai benissimo come funziona del tutto, perché è un peccato. Ma Grateo ci ha fatto un sacco di cacca. Sì, ho fatto io la cacca, non i miei seguaci. È quello che devo cercare di trovare un modo. Il secondo è infinito, sì. Il secondo è infinito. Tanto basta mangiare per fare la cacca. Abbiamo già un metodo infinito per produrre cacca, tecnicamente. Ah, no. Dove sei lì in mezzo? No. Fuck, è Wolf Fairy. Ok. Ok, gente, preparatevi al lagone. Lagone della vita. 3, 2, 1. Pop! Ok, finito. Ho sbloccato la stazione del farming numero 2. Che è una delle cose che più mi interessava da sempre, praticamente. Perché questa è super, super importante. Questo richiede 20 monete e 3 blocchi, ok. Refresciate. Ora potete refresciare così almeno si... tornate in pari con il tutto. Mi serve di nuovo legna. Certo, mi torna. Vabbè. Prima finiamo di fare questo. Poi gli rimetto a fare legna. Vabbè. Raccolgo io manualmente un attimo. Mentre lo costruiscono. Ma cos'è quella cazzo sotto l'altare nella chiesa? È credo quello delle offerte. Perché dopo i sermoni mi lanciano addosso dei materiali. Tengo tra l'altro la fede dai loro edifici. Basta avvicinarmi, la posso raccogliere. Porca vacca. Con quadrato. L'unica volta si utilizza quadrato invece che X. Poter comunque collezionare lì dentro altra cosa vuol dire che se andiamo via per una crociata parecchio lunga possiamo avere 10 da ogni singola casa. Per 14 seguaci sono tipo 140 di fede. Ottenuta così a gratis vuol dire che se facciamo una crociata lunga abbiamo quasi assicurato un nuovo livello e un nuovo upgrade del totem. E non upgrade del totem, una nuova ricetta però del totem. Non è male, è ottimo.
E altro lag, sì, anche altro lag. Però è importantissimo il lag, purtroppo. Non possiamo evitarlo. Comunque devo dire che, sapete che non sono un fan dell'albero dell'abilità. In questo gioco qua non mi dispiace. Qua per adesso mi sta piacendo comunque per come è organizzato, perché è molto più... non lo so, mi fa molto più sentire il progresso rispetto ad altri giochi. A differenza di altri giochi dove inizi sentendoti un pochino castrato, qua è un modo interessante almeno per sbloccare roba, perché la puoi scegliere te l'ordine in cui sbloccarla. Almeno non è tipo random facendo crociate o roba del genere. Ci può stare, secondo me, così, non è male. Molti altri giochi, purtroppo, quando ci sono alberi di abilità, non mi dà il senso di progresso. Ma non essendo collegato a una cosa dedicata alle skill, o alla skill del giocatore, mi piace già di più. Ma invece a sbloccare cose negli alberi di abilità, nye. Dipende, perché se è qualcosa tipo collegato al moveset del giocatore, a me non piace, personalmente. Perché mi piacerebbe, appunto, fare quella roba lì, semplicemente con la mia bravura, non perché la sblocco e prima non potevo farla. Non mi ha mai fatto più impazzire quel metodo lì. Funziona, però non è il mio preferito. Semplicemente quello. Mangiate. Createmi sterco per le coltivazioni. È arrivata solo me adesso a coltivare. Sei andato l'altro, ha lasciato il lavoro a metà. Ed è arrivato solo me. Sono me, aspetta, posso parlarti a te? Uno. Ispirazione, perché torna comunque comodo come cosa. Tu lavora alle farme. Do anche a un altro lavoro. A te? Sure. Così metto due persone a lavorare alle farm. In questo modo, quando le upgradiamo, vabbè, funziona del tutto. Posso upgradarla ora? No, mi serve 10 di questo. Ok. Metto a fare allora questo. Metto a fare questo. Poi possiamo avere la farm pronta. E a quel punto possiamo andare tranquillamente in crociata. Perché loro si fanno da mangiare da soli. Mangiare no, però si producono il cibo da soli. Il che è buono. Ok. Ma anche nel metodo venia spesso sblocchi le abilità in momento andando avanti. Ti promettono di fare cose che prima non potevi fare nemmeno a bravura. Pensa All Night. Sì, ma mi piace di più sbloccarle facendo esplorazione che un albero dell'abilità basato sui livelli e basta. Hanno ancora fame? Il fatto è che anche molti alberi di abilità hanno poche ramificazioni, il che ti fa dire, ah, quindi posso scegliere quello che voglio fare io. Però è un po' uno sni. C'è sempre una strada che è molto più forte rispetto a tutto il resto, e che quindi te max direttamente quella lì. E alcune cose che vai automaticamente a ignorare perché non sono troppo importanti. E molto spesso anche ci sono poche ramificazioni dove te puoi fare tipo tre cose, puoi scegliere tra queste tre cose e basta. Qua è un albero d'abilità molto molto più grande, tutto è fondamentale, tutto è importante, e non vedo di sbloccare qualcosa di differente. Quello mi piace. Non tutti i giochi riescono a farlo, per questo non mi fa impazzire. Questo. Performo un rituale al tuo tempio che permette di dare a un tuo seguace il ruolo di forzatore di lealtà, il cui lavoro è quello di andare in giro per il culto e aumentare la lealtà dei tuoi follower. Sembra ottimo. E c'è quello delle tasse invece. Direi questo. Quelli più ramificati hanno più scelte, più possibilità di scelta, infatti. Sì, molto spesso alcune volte sono tipo gli alberi dell'abilità dove ci sono tre rami. Tipo, qual era un albero che non mi piaceva? Non...
Non mi ricordo se era in Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, non mi ricordo. Dove c'era tipo tre rami e basta. E ho detto tipo, ok. Guardavo in fondo al ramo cosa c'è di interessante, dicevo, ok, potenzio questo ramo qua e basta. E facevo soltanto quello lì. Anche qua mi piace anche il fatto che tu non puoi andare troppo oltre un certo punto. Quella forse è la cosa che mi sta piacendo. Non puoi andare troppo oltre un certo punto fino a che non hai fatto anche il resto. E visto che tutto è necessario, almeno ti fa... fa sì che tu non puoi, come prima cosa, rushare la farm automatica. Ci vuole comunque un po' prima di sbloccare la farm automatica, perché prima devi fare anche altro. Puoi ripetere Wisps. Forse Kena, non mi ricordo. Comunque sono giochi così. Abbiamo tutti i rituali. Non avremo più nessun rituale da sbloccare. Non a caso questo consuma... consuma lealtà e fede, però ci sta secondo me come cosa. Anzi, quasi quasi lo farei subito. Quasi quasi lo farei subito. È meglio probabilmente qualcuno che c'ha tanta fede, immagino. Quindi mandiamo YOLO. Vai YOLO. Perché sei così triste? Non dimmi che è notte. Non dimmi che notte immediatamente perdo tipo 40 di fede semplicemente perché è notte. Fuck, è notte! Vi siete pure cagati addosso! Quaranta di fede persa così. Perché era notte. Mio Dio, quanta roba. Thank you. Andate nanna. Andate nanna, bastardi. Ok. Hanno cagato ovunque, no. Ok. Ok, allora costruiamo appunto la farm automatica e poi ce ne andiamo. Oh, sei tornato di notte? Guardate, sei tornato vivo. Quella cosa importante. I will shit in the church parte 2, sì. Il fatto che non sia la prima volta è molto indicativo del... sono molto come i Sims in parte, comunque, dove i Sims alcune volte tipo hanno il piatto in mano e non sanno che possono appoggiarlo tipo accanto a loro e quindi lo piazzano per terra. Perché lo fai? C'hai un ripiano tranquillo dove puoi appoggiare il tuo piatto sporco lì accanto a te? No, lo lascia per terra. Per quale motivo? Morushkik ha raggiunto la vecchia età. Oh! Morushkik è vecchio? Mi sa che facciamo una bella... mi sa che facciamo un bel sacrificio prima di partire, eh? Potremmo. Potremmo forse farlo. In realtà no, perché... a meglio se lo sacrifico dopo la crociata. In parte. Sni, Sa che cosa mi dava? Ah, punti, giusto. Se invece faccio ascendere... lealtà. Meglio se lo faccio ascendere. Ascendere è meglio. Primo vecchio sacrificato del giorno, let's go! Vai, Morushkik! Sacrificati per il bene del popolo! Il fatto che cada la carne è macabrissimo. Perché chiaramente non è asceso a una cosa positiva. È comunque sacrificato tanto che non si vede i tentacoli giganti. Ah, quella cosa lì è il coso del... è l'altare dei rituali. Capito che è. Potenziate il totem. Dategli energia.
No, parlali, parlali, parli. Ok. Mettiamo a costruire questo finalmente. Manca ancora? Fuck. Ok. Va benissimo, non è un problema. Non è un problema, va benissimo. Dobbiamo solo aspettare mezzo secondo. Perfetto. Ora possiamo fare la farm. Farm di livello 2. Non ha un'area d'effetto più grande, ma funziona, quindi va bene. Come funziona l'estensione di Twitch? Quando ce n'hai bisogno lo vedi. Non ti preoccupare. Farmate. Lavorate alla farm. Prossima cosa che costruiamo, penso di fare un'altra di farm però. E cercherò subito di upgradarlo a livello più alto, per ovvie ragioni. Ok. Do da mangiare e poi si va alla missione. Che ci avvicinerà molto al prossimo grande boss. Ah, devo... giusto il demone. Che tra l'altro ho notato che non è che mi aumenta il danno, semplicemente che è un familiare che fa danno. Da quello che mi sembrava. Non è comunque male che faccia danno un familiare, però se facesse altro. Forse è meglio quello che ti dà semplicemente dei cuori, per iniziare con tanti cuori. Vediamo, facciamo un test. Perché no? Non so se aumenta il danno se il familiare fa danno, perché l'ho visto attaccare il familiare piccolino. Non ho ben capito. Vabbè, facciamo un test. Tanto 4 cuori in più del dovuto è comunque ottimo come cosa. Mandiamo pure uno a fare la missione. Badumsius. Mandiamo Omar. Mandiamo Wolferi. Ok, ora possiamo andare. Ora possiamo andare. Nuova crociata. Il familiare fa danno. Sì, non sono io che aumento il danno. Il familiare fa danno. Un cuore in più. 25% di fervore in meno. Immune al veleno. E faccio danno da veleno. Un dagger. Va bene. Però è di livello 13 perché ho potenziato di nuovo il danno. Il che è ottimo. Comunque non vedo i miei cuori blu. Dove sono i miei cuori blu, eh? Dove sono i miei cuori blu? Dove sono i miei cuori blu? Mi ha preso. Colpisce più di una volta lui. Giù. What the fuck? Fai un'offerta. La statua della bestia desidera oro. Bellissima come sta. Mi piace un casino. Il reward della statua è un sacco di cibo. Grazie, credo. Ho perso soldi?
Ha scritto negativo. Perché ha scritto negativo i soldi? Non credo sia molto contento l'altro di quello che ho fatto. Posso fare un'altra offerta però. L'oro donato era rubato, la statua è arrabbiata. Ci sta, mi torna. Ci sta. Va benissimo. Aia. Loro sono fortissimi come nemici. E il dagger di nuovo fa cagare. Non mi piace. Raid su, please. Hai già una schedule per domani? Non ufficiale, ma ce l'ho mentale. Salve. Sembra che tu non possa essere fermato da malattia o fame. Ti manda semplicemente indietro dalla morte più, sempre più forte. Sappi questo, non era la mia idea allontanare la corona rossa. Erano gli altri vescovi, i miei fratelli. La colpa è loro. Ti prego, ti scongiuro, lasciami in vita. Uccidi Shamura, ma non mi mandare a me nella morte. Non mi mandare da lui. Non troverai il mio tempio. Io sarò al sicuro lì. Sì, io sarò al sicuro. Questo non me l'aspettavo, fighissimo. Molto figo. Chiaramente colpa anche sua. Chiaramente, però è fighissimo, può succedere. I miei follower stanno più veloci a camminare. Ok. Allora, non... Che è questo? Cosa avevo bisogno ora? Posso comprare un seguace? Che ci sta? Un legno o questo qua? Perché tanto voglio andare verso la corona rossa, non l'ho mai vista. Seguace, combattimento, corona rossa, combattimento, boss. Mica è lungo questa crociata qua, Non ho abbastanza soldi! Li ho persi tutti donandoli al tipo! E perché li ho rubati? Fuck, non posso neanche comprarlo? No! No! Fammi vendere i miei pesci! Fammi vendere i miei pesci! Nota mentale, inizia le run con dei soldi. Non ci avevo pensato, effettivamente. Bisogna iniziare le run con i soldi. Fuck. Che cazzo sei te? Ho consumato un sacco di fervore, però l'ho sconfitto. What the fuck? Te sei un healer! Oh no, ci sono gli healer. No, mi ha laggato e quindi non sono riuscito a scansare. Non è colpa mia. Salve. Plimbo. Mi piace un sacco Plimbo, è il mio preferito. Vuoi avere un'occhiata più da vicino ai più squisiti e belle antiquario nelle terre della vecchia fede?
Esatto, finché la mia barca sculaccia, Plimbo è aperto a business. Non c'è scritto sculaccio. Se questo ti convince, vieni da me al santuario. Sono un sacco di cose da comprare. Ok. Ok. Plimbo è il mio preferito. Bello sculaccia. Come si dice float in italiano? Badumpsius è vecchio ora. Ok. Si dice... galleggia! Porca va, quanto ci metto a ricordarmi una parola in italiano io. Metto 6 ore. Dammi qualcosa che non sia un dagger, ti prego! Che palle! Sì, l'ho già detto, gialleggia. Finché la barca gialleggia. Bello. A me il vampiro così è meglio, però bene. Che bille. Questo è ottimo. Per curare. E per i semi, ne avevo bisogno. E posso pregare? I tuoi oggetti ti seguiranno anche oltre la morte. Ah, è praticamente un modo per far sì che anche se muori tu puoi recuperare e mantenere tutti gli oggetti che casomai perderesti prima di morire. Ah. Ah, figo. Quindi se adesso muoio non perdo nulla. Ottimo. Ha dato un bel po' di cuori, eh. No, volevo colpire lui, cazzo. Leggermente più lento il pugnale rispetto al martellone, eh? Leggermente più lento. È più lento e più pericoloso. Mi sembra un downgrade sotto ogni punto di vista. Ok. Servono ossa comunque. Devo ricordarlo perché adesso ne abbiamo poche. Meglio il dagger o chi mi trapano. Con il dagger almeno riesco a colpire i nemici. Male ma riesco a colpirli. Con chi mi trapano l'ho colpito tipo una volta in 50 trapani. Rape. Questo è l'oggetto che ci mancava. Forse adesso posso craftare l'oggetto per la quest. Ok. Puoi usare l'impresenza per tornare in base. Sì, sì, lo so, però ora di sicuro non ne ho bisogno. E nel caso non devo utilizzare l'onnipresenza, posso morire e basta. E comunque è una buona cosa perché se vinco bene, se non vinco, vabbè. Non ho perso comunque nulla. Abbiamo poche ossa perché spendiamo pochissimo tempo in crociate. Siamo sempre al villaggio a potenziarlo. Ok. Dammi una... Il gioco mi odia. Uh...
Va bene. Beetroot e Baba Beatola, grazie. Cosa ho detto? Se si dice beetroot è perché ce l'ho bloccata nella mente comunque le barbabietole di Minecraft, che io tutte le cose in Minecraft le chiamo con il nome in inglese, perché gioco il gioco in inglese. E quindi per me beetroot rimane comunque beetroot, non lo traduco neanche. Salve. Perfetto. Tagliamo il prato. Non so mai cosa ci possa essere qua dentro. Perché io gioco in inglese Minecraft? Perché non si può sentire pietrisco. E anche perché quando invece c'è qualcosa online, ovviamente tutta la roba utile è in inglese. Quindi non ha senso giocare in italiano, a mio parere. Dammi un martello! Va bene. Te? Oh, piccozza, sì. Non si può giocare a Minecraft italiano, dai. Siamo onesti. Questo non è male, mi piace. È un bello oggetto. Colpisce facilmente i nemici. Ok, metà vita fatta. Tom. Ah. Potevo avere un seguace in più in questa run qua, ma purtroppo mi sono dimenticato di prendere soldi. Non è abbastanza utile nelle situazioni in cui vuoi comprare un seguace ma non hai soldi, oppure se fanno una cosa ai tuoi seguaci puoi tornare in base per curarli. Ma poi devo iniziare un'altra run o semplicemente posso riprendere quella che ho iniziato io? Potete diventare dinosauri ora. Può continuare, non lo sapevo. Ok. La prossima volta casomai possiamo tornare a casa, prendere i soldi e tornare lì. Mi mancava questa informazione qua, per questo non l'ho fatto. Pietro, grazie abbonamento con Prime per prima volta, benvenuto. Prima c'era anche Destiny. Non ti ho ringraziato a te Destiny, grazie abbonamento con Prime per 2 mesi. No, normale per 2 mesi, prima di legno. Non riesco a sentire bene comunque i vostri alert, perché ho l'audio del gioco più alto del normale. Scusatemi se ogni tanto me li perdo. Cosa ho fatto? No, no, non volevo. Bentornati. Oh, shit. Un secondo. Un secondo.
Non sapevo sarebbe successo. Lui. Non volevo. Fatto che non sapevo di avere un livello. Volevo semplicemente collezionare la roba. Volevo solo arrivare qua a collezionare la devozione. Solo che avevo già fatto un livello mentre non guardavo, purtroppo. E quindi mi ha fregato. Salve, Badumpsius. Vedo che sei vecchio. E pronto per... Scusami. È pronto per essere sacrificato, vedo. Molto interessante. Rafforzate comunque. Così tornate in pari. Non rafforzate ancora. Rafforzate dopo. Rafforzate dopo. Ora refresciate, scusatemi. Non sapevo dove livello anche qua. Mi spiace. Non avevo idea. Non lo sapevo. Non lo sapevo, non è colpa mia. Tutti i membri del tuo culto guadagnano la caratteristica del... sostanza incoraggiata. Ottengono 20 di fede quando gli fai un lavaggio del cervello. Oppure credenza nel proibizionismo. Aumenta la velocità di lavoro e la devozione generata del 10%, ma diminuisce del 50% la chance che i tuoi follower diventano ammalati quando fai un rituale del brainwashing. Aspetta. Non è una cosa positiva in ogni caso? I miei seguaci lavorano più in fretta e diventano devoti più in fretta e c'è meno chance che si ammalino. No? O c'è più chance che si ammalino? Ovviamente c'è più chance che si ammalino. Semplicemente quell'indicatore lì è semplicemente negativo in generale. C'è il 50% di chance che si ammalino. Non è che c'è il 50% in meno. C'è il 50% di chance che si ammalino. Avrebbe più senso a quel punto lì. Ha molto più senso. Non ho molto interesse di fare adesso il rituale, ora come ora. Credo di preferire di fare il proibizionismo. Perché... più costante comunque come cosa. Il rituale non credo... non mi ci vedo a farlo come quello del lavaggio mentale. Io direi la seconda. Ok. Ci manca una dottrina e poi le abbiamo fatte tutte. Poi non abbiamo più letteralmente nient'altro da fare. Qualcuno vuole diventare seguace? Al posto di Balzebub? No, non l'ho salvato. Per fortuna posso salvare in questo menu qua, non me lo sarei mai aspettato. Quanto pare nessuno, a quanto pare sì nessuno. Possiamo riprovarci? Grazie. È materialista ed è pigro. Chi è materialista e pigro qua? Ma perché lo seleziona in automatico? Non capisco. Valentino Chienese. Non c'è già Valentino Chienese? Sbaglio?
Non c'è già. Non c'è già? E non te scrivate punto esclamativo raffle in chat, non funziona così. Valentino c'è già, infatti. What? Ce ne sono due. Puoi fare il raffle? Ma lo fa in automatico. Letteralmente lo crea in automatico. Non ho salvato, così dovremmo poterlo rifare. L'ha fatto in automatico però. E non ho cliccato niente. Ho cliccato parti di raffle. Poi dovresti appunto dire aspetta che la gente entri, roba del genere. Invece l'ha fatto in automatico. Molto strano. Non posso neanche rifiutarlo. C'è qualche problema, chiaramente. C'è qualche problema. Non me lo chiede. Sì, psicognomo, Cristo santo. Cosa random segreta? Potete diventare un gatto con un cuore sulla fronte ora. Sì, non è colpa tua, Valentino, non ti preoccupare. Questo è un bel po' di... di power. Perché siete letteralmente tutti a pregare? Understandable. Have a nice day. Vedo che carate parecchio qua, eh? Non ho abbastanza soldi. Ah, il Bluefish non mi dà soldi. Come si risolve questa cosa qua? Probabilmente ricollegando, scollegando tutte e facendo da capo. Immagino. Wolfery è vivo. No, è morto. Addio Wolfery. What the fuck. Era tornato vivo. Era tornato vivo. Perché è caduto sul momento? Come funziona? Quindi tornano a casa vivi? Questo è un upgrade. Ah. Tornano a casa vivi e poi muoiono sul momento. Strano. Vabbè, ha già avuto culo oggi Wolfery, dai.
C'hai pure 40 anni, tra poco vieni sacrificato. Va benissimo così. Non è la fine del mondo. Oh. Pianta semi, pianta semi. Ricevi. Let's go. Ci manca però la cacca adesso, eh. Dovremmo fare... Dovrei sbloccare adesso il composter, probabilmente. Adesso abbiamo due cose vuote, quindi. Arca vacca. E posso... Yes, posso farlo. No, questo è il magnifico... Mi manca ancora la... Porca vacca. È impossibile fare quella quest lì. Non posso ancora fare il Magnificent Vegetarian Feast, come cazzo si chiamava. È l'unica cosa letteralmente tutto il gioco che non posso cucinare. È l'unica cosa che non posso fare tutto il gioco. Sì, salvo, salvo, non ti preoccupare. Cosa strana. La gola, gente! Compost. Ok. Bentornati, refresciate in caso. Quello non ce l'ho. Ah. È un problema. È un problema. Ma te lagga. A me il gioco non lagga neanche un mezzo secondo in quella fase lì. Lagga tanto Streamlabs. Il che è molto strano. Vabbè, non possiamo fare quello lì ora come ora. Facciamo da mangiare e basta. Uff, non basta sta roba. Ok. Il follower nuovo è... Mi sa che... A questo punto facciamo così. Perché state cagando per terra? C'è il bagno! Cosa avete l'IBS? Cosa cazzo succede qua? Perché fate così? Facciamo così. Oggi volevo fare una live un pochino più breve per ovvie ragioni, l'ho già detto. Quindi ci fermiamo qua. Prossima volta speriamo che sia fissato il bug. Riavviando il gioco, rifacendo tutto da zero, ogni cosa, spero che si fixi il bug e che non esca sempre Valentino. Spero. Spero. Boh. L'hai giocato a Dragon's Dogma? Nope. Farò Splendid Vegetable Feast. Se la papabeatro. Ce l'ho la papabeatro. Ce l'ho la beetroot. Ce l'ho già. Quindi gente, vi aspetto domani mattina alle 10. Ci vediamo tra 12 ore letteralmente. Poco meno anzi. 11 ore qualcosa. Per la 18 ore. Mi raccomando dormi. Sì sì, cerco di dormire. Un paio di cose da fare stasera. Poi vado a nanna. Devo mettere la sveglia alle 9. Io sono tremendo. Non mi devo svegliare con la sveglia. Però metterò la sveglia alle 9. E poi domani live di 18 ore. Vi dico la cosa che penso che più apprezzerete la live di domani. Perché sono sicuro al 90% che andremo a fare. A meno che non si distrutta la fine e decido di non farla. La andremo a fare. Sarà finalmente. Finalmente. Ora che abbiamo finito un sacco di quelle cose lì. La roulette delle penitenze. Perché
domani finiamo con la live 18 ore. Tutte le penitenze che avevo promesso all'epoca. Quindi possiamo iniziare a farle. Quindi c'è anche quello lì come cosa domani. Ve lo dico subito. Anche vogliamo fare un raid per concludere today. Today. A Viking. Ciao a Viking. Verso che ora farai The Binding of Isaac? Boh, pomeriggio, ora di pranzo, non lo so. Non ho genuinamente idea. Vabbè, gente, buono sedia due gambe. Giusto, dovremmo farlo una volta sedia due gambe, visto che me l'ha fatti a lui e a me diversi raid. Dovete ricordarmi la prossima volta. Ci vediamo domani. Sperando che tutto funzioni e che non stia male domani. Sperando. Buonanotte a tutti. Ciao. Bye. Stronzi. Ok, perché? Okay.